Neanche le temperature rigide e il forte acquazzone sono riuscite a raffreddare l'entusiasmo e la gioia esplosa ieri al Guido Biondi per la prima vittoria conquistata dai rossoneri contro il Pescara dopo le due sconfitte e il pareggio dei precedenti derby in C1. Una vittoria che porta la sigla del brasiliano Ferreira Pinto, un gol servito su un piatto d'argento da Anaclerio che dopo aver seminato due avversari appoggia sotto rete per Ferreira. Per lui un gioco da ragazzi, allungare la gamba e mandare in tripudio il popolo rossonero. Sicuramente la curva sud non poteva sperare il miglior battesimo. Il Pescara però non ci sta e reagisce immediatamente dando vita a 10 minuti di fuoco, ma sulla sua strada trova sempre un grande Paoletti che toglie ogni illusione. Rabbia tra i biancazzurri, nelle ultime due gare hanno raccolto solo un punto e domenica prossima c'è la grande sfida con la capolista. Mister Iaconi però sdrammatizza. Significa un rallentamento, aver perso il primo posto, aver esserci attardati di due punti dalla vetta, però il campionato è in corso, mancano 7 partite, non è che noi ci dobbiamo sentire fuori, è logico che dai momenti difficili bisogna venirne fuori, però io credo che oggi, al di là del risultato, la prestazione della squadra sia stata incoraggiante, molto migliore rispetto a quella di domenica scorsa col Chieti. I 3 punti conquistati dal Lanciano hanno invece riacceso le speranze per i play-off, anche se in casa rossonera si preferisce tenere i piedi per terra. Il Lanciano ha fatto 2 vittorie di fila, sono contento, ma noi secondo me non, anche con la Fermana meritiamo di vincere, col Giulianova no, ma non è che si può vincere tutte le domeniche, questo è un campionato molto equilibrato, bisogna prendere di buono quello che si fa, a volte qualche passo falso, non è che siamo Real Madrid, ci può stare. Soddisfattissimo anche il presidente Ezio Angelucci, che resta però cauto in tema play-off. Io non parlo più di playoff, sono tanti clienti a cena lì davanti, immaginarsi se noi non bisogna giocare ogni domenica, così probabilmente dobbiamo recuperare una partita, vediamo un po' dopo questa partita se le prospettive e i presupposti sono idonei per poter pensare a cose diverse da quelle a cui dobbiamo pensare oggi, che sono levarci dai fondi della classifica per ambire subito ad una posizione più comoda di salvezza. Determinazione, estrema umiltà, possono essere questi gli ingredienti di questa storica vittoria, Lanciano? Anche, però anche molta attenzione, molto cuore, molta corsa e anche molta sapienza tattica, perché abbiamo concesso poco niente a Pescara. Volevo sottolineare appunto questo particolare, un Lanciano estremamente quadrato nei primi 45 minuti quando il Pescara cercava di dare di più. Lanciano che è venuto poi fuori nella ripresa. Questa è la nostra prerogativa, riuscire ad alzare il ritmo nel secondo tempo. Poi siamo stati bravi a sbloccare il risultato, è chiaro che dopo che lo abbiamo sbloccato è diventato più difficile per il Pescara poterci far gol, perché anzi era più facile per noi poter creare i presupposti per raddoppiare che non per pareggiare, anche se è chiaro che in area di rigore qualche mischia pericolosa ci può sempre scappare gol, però tutto sommato abbiamo tenuto bene. Seconda vittoria consecutiva, il Lanciano riprende a volare? Eh sì, il Lanciano ha fatto 2 vittorie di fila, sono contento, ma noi secondo me non, anche con la Fermana meritiamo di vincere, col Giulianova no, ma non è che si può vincere tutte le domeniche, questo è un campionato molto equilibrato, bisogna prendere di buono quello che si fa, a volte qualche passo falso, non è che siamo Real Madrid, ci può stare. Una considerazione tecnica, l'inserimento di Gennari dal primo minuto e la sostituzione di Ferreira nella ripresa? Intanto perché nelle ultime prestazioni Adriano Mezzavilla era un po' calato di rendimento, non aveva la stessa continuità che aveva avuto in passato, quindi avendo 19 anni è anche fisiologico che dopo un ciclo di partite consecutive fosse calato. E quindi noi come giochiamo noi in mezzo dobbiamo avere sempre due mediani molto dinamici, freschi fisicamente e bravi ad aggredire. Poi la sostituzione di Ferreira, intanto perché avevo preparato di giocare il quinto uomo in fascia nei minuti finali, sia a destra che a sinistra, perché Pescara giocava i 4 davanti e giocarsi l'uno contro uno dopo che eravamo andati in vantaggio era pericoloso. Poi perché Adriano, se andiamo ad Adriano Ferreira in questa settimana, se l'alleniamo solo giovedì, venerdì che è un allenamento di finitura, sabato mattina aveva avuto dei problemi fisici, quindi nella gestione ottimale di una partita secondo me gli poteva mancare gli ultimi 15-20 minuti quando magari c'era da soffrire, stringere i denti e noi non ci potevamo permettere di perdere i giocatori sotto aspetto fisico. Mister Iaconi, un Pescara ha cominciato discretamente e poi si è perso, ci si aspettava di più oggi? Ma io non sono d'accordo, è logico che l'ago della bilancia è stato il gol
segnato da Lanciano in una situazione banale, diciamo così, una squadra che ci siamo fatti sorprendere sulla linea di fondo da Anaclerio, che ha portato palla fino a molto vicino alla porta, e questa è stata una situazione molto ingenua e che ha determinato il risultato, perché la partita fino a quel momento era una partita aperta, molto equilibrata, in cui le difese avevano avuto la meglio sui rispettivi attacchi, ma comunque che era viva da entrambe le parti, poteva finire sia con un risultato che con un altro. Il Lanciano ha avuto il merito di fare gol e di averlo difeso con ordine, anche perché noi forse dopo il gol abbiamo avuto un po' troppo fretta, c'era tempo per giocare magari in maniera un po' più ragionata e meno caotica, anche se le condizioni del campo non è che lo permettevano tanto. Grande Cecchini, lei sicuramente potrà dirci di più, ma attorno non aveva persone capaci di suggerire i palloni giusti? Ma non è che... io credo che anche gli altri abbiano fatto una buona gara, non mi pare... sì, abbiamo sbagliato qualche rifinitura, qualche combinazione di gioco in fase conclusiva, però insomma può succedere, cioè, credo che anche il Lanciano non mi pare che abbia avuto tantissime occasioni, quindi la partita era sul piano dell'equilibrio. Purtroppo abbiamo patito due infortuni in 20 minuti che qualche difficoltà ce l'hanno anche creata, però insomma onore al Lanciano, ha fatto bene, ha avuto il merito di segnare, giusto così, perché nel calcio bisogna segnare. Ultima cosa, due derby, un solo punto, significa qualcosa per il vostro cammino verso la B? Beh sì, significa un rallentamento, aver perso il primo posto, aver esserci attardati due punti dalla vetta, però il campionato è in corso, mancano 7 partite, non è che noi ci dobbiamo sentire fuori, è logico che dai momenti difficili bisogna venirne fuori, però io credo che oggi, al di là del risultato, la prestazione della squadra sia stata incoraggiante, molto migliore rispetto a quella di domenica scorsa col Chieti. Ferrera, grandissimo gol partita, ce lo vuoi raccontare? Sì, io aspettavo fare un gol fa un po' di tempo, perché fazia qualcuna partita che non aveva segnato, e num derby come hoje, um gol como este, per mim e pela squadra nostra, maravilhoso. Grande Lanciano oggi, molto determinato. Sim, tutto il ragazzo è stato bravo, ha fatto una bella garra. Però, quando si gioca così, merita il risultato. Seconda vittoria consecutiva per il Lanciano, cosa significa questo? Significa che podemos, sempre ha detto che ancora temos chance, però devemos andare avanti domenica a domenica. Così, só in fine di tutto, podemos uscire a un risultato buono. Quando il mister ti ha sostituito, il pubblico ha rumoreggiato. Tu sei rimasto scontento della sostituzione? No, normale. Però il mister lo sa che fa. Però non c'è niente da dire. Però ha fatto la cosa giusta. Che importa che saliamo con la vittoria. Paoletti, possiamo dire che sei stato l'eroe di questa giornata? No. No, di eroi ce ne stanno, anche perché quando abbiamo fatto proclami poi siamo caduti subito in degli scivoloni esagerati, compreso io. Quindi adesso andiamo piano, con i piedi per terra, andiamo a crotone umili come abbiamo giocato oggi. Però possiamo dire che hai sfoderato due interventi, secondo me salva risultato. Gioco in porta, quindi ogni tanto mi capita. Al di là di tutto, questa è una vittoria storica per il Lanciano. Lanciano riceveva il Pescara dopo 31 anni, un Pescara lanciatissimo verso la B, un Lanciano che sta recuperando magari un qualche passo falso. Sì, stiamo recuperando, non so che cosa hanno fatto quelle sotto, comunque abbiamo fatto un'importante vittoria, perché contro una squadra fortissima, prima in classifica o seconda, adesso non so bene. E poi sono contento per i tifosi che sono venuti numerosissimi oggi, quindi un bel premio per loro. Vogliamo spendere qualche parola per questi tifosi, per questa curva gremitissima? No, un bello effetto, sicuramente lo stadio ha acquistato tantissimo, i tifosi poi sono venuti numerosi e siamo contenti noi, spero siano contenti anche loro. A Crotone si va più tranquilli? Si va umili, non tranquilli. Ivan Tisci, una vittoria costruita minuto su minuto, quando avete pensato di portare a termine questo risultato? Ma noi sin dal primo minuto siamo scesi in campo per poter mettere in difficoltà il Pescara e per cercare di
trovare questa vittoria e di dare questa soddisfazione ai nostri tifosi che ci tenevano tanto. Quindi in qualsiasi momento era buono, è venuto questo gol, siamo stati bravi a difenderlo fino alla fine e penso che alla fine non abbiamo rubato niente. Ottima prestazione la tua, permetti questo giudizio. Ha impostato sicuramente la partita in una maniera estremamente determinata. Il Pescara ti dava più stimoli? No, ma io è un periodo che ripeto che sto bene, ho trovato la condizione, ma tutta la squadra sta bene, sta attraversando un ottimo momento di forma, anche mentale, che è poi la cosa più importante. Quindi ho cercato di fare la mia partita senza pensare troppo di giocare contro il Pescara, anche se è normale che c'erano dei ricordi, però alla fine quando si è in campo io cercherò di fare il meglio di sé, perché comunque penso che Lanciano meritava questo. Una semplice considerazione sui tuoi vecchi compagni, o meglio, i vecchi colori. Poco Pescara oggi. Sì, effettivamente da questa squadra ci si aspetta molto di più. Secondo me ha grosse potenzialità, anche se magari poi nel calcio gli assenti hanno sempre ragione, però mancava Giampaolo, sono venuti a mancare Di Fabio, altri giocatori, è chiaro che lo stesso Palladini. Niente, mi aspetto di più io, ma sicuramente anche la piazza di Pescara, ma l'organico è forte, sono convinto che da qui alla fine riusciranno a fare più punti, me lo auguro per loro. Grande cornice di pubblico. Ah, una grande cornice da parte di tutti, dello spogliatoio ringraziamo i nostri tifosi e gli dedichiamo questa vittoria come l'abbiamo dedicata al presidente, perché sappiamo quanto ci tenevano e quindi niente, andiamo avanti così e speriamo adesso di vedere ogni domenica la curva piena. Taccola, una vittoria che dà sicuramente grande soddisfazione allo sportivo lancianese, ma anche a voi. Sì, sì, indubbiamente una vittoria che ci rende felici e orgogliosi per quello che abbiamo fatto oggi sul campo. E in più siamo doppiamente felici poi di aver dato una gioia al popolo lancianese, una gioia credo grande che aspettavano da tanti anni e la felicità poi della gente gliel'ho letta a fine partita negli occhi, ecco, e quindi questa è la cosa che ci gratifica più di tutti. Oltre 2000 persone in curva, incitamento costante, come l'avete vissuta? Beh, il pubblico oggi veramente è stato, come suol dirsi, il dodicesimo uomo in campo, non si è risparmiato, ci ha incitato dall'inizio alla fine e questo insomma si è fatto sentire, ecco, anche per noi che eravamo in campo a soffrire, l'incitamento del pubblico sicuramente è una cosa molto importante. Nella partita abbiamo già detto molto, vogliamo parlare un attimo del tuo impegno per quanto riguarda la solidarietà? Sì, è stato anche questo una bellissima cosa oggi. Io ho 5 anni che sono donatore d'ADMO e cerco nel mio piccolo di fare quello che posso. Certo, non è molto, però mi impegno a fondo. E ecco, adesso che ho anche la possibilità della telecamera ci terrei comunque a fare un appello, visto che comunque questo gesto è talmente piccolo, è un semplice prelievo di sangue che non comporta nessun tipo di problema e quindi ecco perché non dare una speranza a chi insomma sta peggio di noi. Sport e solidarietà è un binomio che regge? Deve reggere assolutamente, comunque ripeto, nel nostro piccolo siamo personaggi pubblici e quindi seguiti da tante persone e con la nostra parola magari possiamo portare un po' di convinzione, diciamo, in chi ci ascolta, perché magari in tanti non hanno idea di cosa, in tanti magari non hanno neanche idea di cosa voglia dire donare il midollo osseo, quindi stiamo facendo proprio questa campagna per sensibilizzare un po' non solo il popolo lancianese, ma anche l'Abruzzo intero. Ecco. Un grande esempio che ti onora. Ma ti ringrazio, ma non, cioè, per me è abbastanza normale, una cosa normale, aiutare il prossimo, l'ho sempre fatto nella mia vita, e penso che, anzi, sono sicuro che continuerò a farlo, ma penso che non ci siano grossi meriti. È il mio carattere e sono contento di essere così.